Ciao a tutti, sono un po' nervosa perché ci sono delle persone che stanno cercando di buttare merda sulla mia vita. Nel momento in cui io dico a una persona sono andata ad una festa, io non mi aspetto che quella persona reputi che io sia andata alle feste di Arcore, potrei essere andata a delle feste con dei bambini. Io ho semplicemente detto che sono andata a ballare. Oh, questa persona mi ha chiesto se ho fatto le orge e l'ha fatto davanti a tutti cercando di sbattere merda sulla mia persona. Io non sono un idiota, so perfettamente che questo è un tentativo di manipolazione e dovresti vergognarti. Ora io le ho risposto, ancora gentile, la cancelli tu sta stronzata, lo devo fare io, perché io non mi devo giustificare sulla mia vita sessuale. Tu hai cercato di farmi dire di sì, per poi farmi fare la figura della troia davanti a tutti e sputtanarmi. Ma io comunque, anche se avessi fatto le peggiori cose di cicciolina, non mi farei sputtanare e maltrattare da te. Adesso levati dai coglioni perché hai stufato. Adesso fa anche il poverino. Oh, mi tratti ingiustamente. No, ti tratto come meriti di essere trattato perché ti ho sgamato. Va bene? Tu stai cercando di buttarmi la merda in faccia, solo che io non sono il tipo che se la fa tirare. Non me la sono fatta neanche tirare dall'agenzia del lavoro tedesca e non me la farò certo tirare da te. Levati dai coglioni. Ecco. Questo è quello che ho da dire. Poi, voglio dire una cosa, non è vero che sono una bigottara, perché io gli uomini li adoro e quando ero single mi facevo i cazzi miei, ma non sta a te fare domande del cazzo, sono robe di cui non voglio parlare e se sono un personaggio pubblico non devo dare ragione di qualunque mio comportamento io abbia avuto nella vita privata. C'è anche un limite tra la vita pubblica e la vita privata, anche se uno è la regina Elisabetta, non tutto deve essere per forza pubblico. Chiaro? Mettiti un pochettino in fila, tesoro, perché io ti faccio saltare. A me non me ne frega un cazzo, quello che devo fare, ma la testolina la devi usare, oppure stai fottutamente zitto. Ciao a tutti. Ah, una cosa, io non ho detto il nome. Per cui non rompere i coglioni, perché so già che poi arrivano queste cose. Ah, io ti denuncio, bababà. Stai fottutamente zitto, occhi a terra. Ciao e vediamo quanto riescono a girarmi.